Praticamente l'obiettivo è perseguito, ovviamente non si può chiedere, non avrebbe nessuna difficoltà ad accedere ai sistemi educativi. È un dato di fatto che oggi la vita è questa, quindi questo è un problema di politica generale. Io, no, ci mancherebbe altro, le difficoltà non ne abbiamo, quindi io passerei all'ordine del giorno, però a questo punto, che metterla come dichiarazione di voto, io consentirei ai
di qualsiasi discorso o promessa, la sfida totale sarà in questo, sia locale sia regionale. Il PDL di Cattoria è vicino non solo a Roma, ma è stato anche fisicamente. Se c'è la lotta lo direi e lo direi insieme, perché qualche parola vorrei dire sul professor Lega. Già detto che la Lega deve andare al fallimento della nostra politica. L'assessore Cattivo prima parlava di numeri indicati nella fiera, ma evidentemente negli anni 60 è stato quando Cattoria era considerato un po' entusiasta, quando Cattoria pullulava di attivo e qualcuno di voi vi ha detto. Ricordo molto bene, la classe politica campana, catoriana e i comuni non si sono mai avvocati per tentare di capire il perché di queste delocalizzazioni, il perché di tutto questo abbandono, di questo stato di abbandono dei quarti del mondo operaio, del mondo giovanile, che oggi vive una degenerazione totale per il fallimento di quella forma. Ho concluso. Poi mi dispiace che sia andato via. Come se fosse una situazione di inquieto o fosse una nuova città.